torno a salutare di nuovo tutti e tutte, buongiorno e sono davvero molto felice oggi di presentarvi Alessandro Vettori, il cui lavoro io seguo da molti anni. Alessandro Vettori è professore di lingua e letteratura italiana e letteratura comparata alla Rutgers University in New Jersey, negli Stati Uniti, dal 1999. Nel 1995 ha ottenuto il suo dottorato presso la Yale University. Si occupa di letteratura medievale con un focus su Dante, su San Francesco, Jacopone, sì, gli studi francescani in generale, ma anche di letteratura moderna, ambito nel quale si è occupato soprattutto di romanzo e di teatro, con studi su Pirandello, Diego Fabbri, Pomiglio, Giuseppe Berto. Vive negli Stati Uniti dal 1988 e prima di trasferirsi alla Rutgers ha insegnato a Princeton University e alla University of Virginia. È stato anche visiting professor presso l'Università Paris 7 in Francia e l'Università di Bristol in Gran Bretagna. Tra le sue pubblicazioni ricordo i seguenti libri. Allora, il primo è Giuseppe Berto, La passione della scrittura a Venezia. Scusate, La passione della scrittura uscito a Venezia per l'editore Marsilio. E poi Poets of Divine Love, The Rhetoric of Franciscan Spiritual Poetry, della Fordham University Press del 2004. È poi autore di numerosi articoli, tra cui La verità oltre il velario, Il processo a Gesù di Diego Fabbri, uscito su Lingua e Stile nel 1993, Giuda tradito, ovvero l'ermeneutica parodica di Giuseppe Berto in Modern Language Notes, e poi Religio Amoris, il sesso come rituale religioso nel Decameron per testo e senso del 2013. Io lo ringrazio moltissimo per essere qui, lo invito a condividere il suo schermo perché so che appunto ha una presentazione e gli cedo immediatamente la parola. Grazie. Grazie Gianni Ponzo per l'invito a partecipare a questi seminari che ho potuto, come diceva lei in precedenza, ho potuto seguire purtroppo soltanto pochissimo per vari motivi, tra l'altro di lavoro, motivi di famiglia, ma anche per questioni proprio tecniche di collegamento internet che non funzionava. Quindi di questo mi scuso, però ringrazio perché per me è veramente un'ottima occasione per presentare questo lavoro. E fra l'altro, come dicevo, anche Magda Cubas è stata veramente molto, molto importante nei collegamenti e per le questioni anche proprio più tecniche che riguardano questo invito. Come dicevo, il lavoro è un lavoro nuovo a cui io mi sono avvicinato in anni molto recenti. Nonostante che i miei interessi, come avete capito anche dall'introduzione che ha fatto Jenny, i miei interessi siano sempre stati fra religione e letteratura. Mi sono sempre interessato di questioni letterarie partendo o da studi biblici o da studi teologici o da studi religiosi, quindi cominciare a studiare le autobiografie di mistiche non è un argomento completamente, completamente nuovo. Però naturalmente i testi sono nuovi e l'approccio, come vedrete, è un approccio, almeno per me, insomma, un approccio leggermente nuovo. Il titolo vuole essere un titolo leggermente provocatorio, e devo dire la verità che quando, ormai l'anno scorso, ho cominciato a meditare l'argomento, pensavo che, questo mio discorso sarebbe stato molto più improntato su, su dei temi specifici che riguardano appunto le autobiografie che studierò e che presenterò oggi pomeriggio. Invece poi leggendo e studiando queste autobiografie mi sono reso conto che ci sono delle questioni narratologiche molto importanti e di questo quindi vorrò parlarvi, vorrò affrontare appunto anche il discorso proprio da un punto di vista più tecnico della narratologia. E in particolare, come vedete anche dal titolo, il mio interesse è per il misticismo francescano e in particolare quello che riguarda, tutto quello che riguarda la povertà, quindi una povertà vista non soltanto come
una mancanza di mezzi economici e finanziari, che era indubbiamente questo l'intento del fondatore del francescanesimo, di Francesco d'Assisi, di riportare la Chiesa ad una essenzialità che aveva ormai perduto, soprattutto negli ultimi anni, insomma, verso la decadenza del Medioevo, verso la fine del Medioevo, ma inteso in senso, e qui ci rientra un po' il discorso proprio da un punto di vista più anche letterario, no? Intesa in senso più metaforico, quindi una povertà vista anche come nudità, assenza di qualsiasi filtro che possa contaminare il corpo o l'anima, e quindi anche l'assenza di cibo e anche l'assenza di una comunità con la quale convivere, con la quale condividere la propria fede. E quindi diciamo così, la solitudine che porta poi a una meditazione più profonda delle questioni divine. Quindi il misticismo sostiene Luce Irigaray e conferma poi la collega Cristina Mazzoni, è l'unico spazio in cui la donna si può esprimere e può agire pubblicamente in tutta la storia dell'Occidente. Benché limitato al Medioevo, questo concetto serve da modello per studiare l'affermazione dell'identità femminile anche in epoca moderna, ma direi in questo caso, nel mio caso, in epoca premoderna. Anziché essere un triste luogo di abnegazione ed esclusione, il monastero, e con esso un po' tutta la dimensione religiosa, si deve considerare, secondo l'antropologa Ida Magli, un luogo che privilegia l'espressione e soprattutto l'autonomia della donna. Sarà interessante fare una verifica. Qui avevo appunto i titoli di alcuni testi che sono stati molto utili per la ricerca: Luce Irigaray, Cristina Mazzoni, Ida Magli e, come menzionerò anche fra poco, Alison Weber nel testo Teresa of Avila and the Rhetoric of Femininity. Sarà interessante, dicevo, fare una verifica di questo principio analizzando i tre esempi che propongo nel mio intervento, cioè se la donna veramente fosse così autonoma in ambito religioso come è detto. E le tre protagoniste della mia presentazione saranno Margherita da Cortona, Angela da Foligno e Veronica Giuliani, di cui vedete qui le date. Una delle manifestazioni di indipendenza di queste mistiche è quella della scrittura della propria vita, poiché, come sappiamo, narrare la propria esistenza in un'autobiografia significa forgiare e strutturare nella narrazione il testo della propria vita, quello che si vuole far conoscere, quanto si vuole celare, la prospettiva che si intende adottare. In pratica, si crea la propria vita narrandola. Queste nozioni basilari di teoria dell'autobiografia, e qui rimando alla bibliografia generale sull'autobiografia come life narrative, ma più specificamente all'autobiografia spirituale, come dicevo appunto il testo di Alison Weber su Teresa d'Avila, dicevo, tutto questo serve per comprendere come narrare la propria esistenza diventa per le mistiche un vero e proprio strumento di potere, l'unico strumento di potere per avere un qualche ascendente sulla società che le circonda e soprattutto sulla posterità. Vedremo però che nei casi presi in esame la realtà è molto più complessa di così. Dal momento che due delle tre mistiche, cioè Margherita e Angela, non stendono affatto di proprio pugno l'autobiografia, mentre la terza, Veronica, viene istigata e costretta a scrivere sotto la minaccia di accusa, sotto la minaccia dell'accusa di peccato di disobbedienza. Tutte e tre queste religiose lasciano un'abbondante produzione autobiografica, anche se con differenze sostanziali nei metodi di produzione, nella dinamica scrittoria e nei risultati. I testi in questione si sviluppano progressivamente in ordine cronologico, dal meno autobiografico, quello di Margherita da Cortona,
essendo stato redatto dal suo confessore con senza l'approvazione della protagonista, ed è di fatto quindi più una biografia che non un testo autobiografico, per passare invece al testo di Angela da Foligno, che, pur essendo anch'esso redatto dal suo confessore, viene però rivisto e corretto da Angela stessa, per giungere infine a un testo autobiografico comunemente inteso e scritto di proprio pugno da parte di Veronica Giuliani. Ma attenzione, anche in questo caso, come vedremo, il testo di Veronica Giuliani ha dei tratti alquanto originali, in quanto non è il frutto, come già accennavo precedentemente, di un desiderio spontaneo dell'autrice di far conoscere la propria vita. Al contrario, viene composto invece per obbligo e per obbedienza. L'autonomia, la libertà espressiva, in questi tre casi, viene ribaltata dalla meccanica redazionale dei testi. Visto che le tre mistiche non fanno la scelta personale di narrare la propria esperienza, la propria parabola re religiosa e le proprie visioni, ma vengono costrette ad adottare uno specifico metodo comunicativo, sia esso mediato da una seconda voce, sia forzato dall'obbligo di obbedire all'ordine di narrare. La particolarità di queste autobiografie non è Scusate, la particolarità di queste autobiografie è di non possedere un patto autobiografico. E qui naturalmente cito uno dei concetti classici del genere dell'autobiografia, quello elaborato da Philippe Lejeune sul patto autobiografico. Quindi queste autobiografe non sviluppano un patto autobiografico chiaro e lineare fra un io narrante e un tu che le legge, che si ritrova più o meno in ogni testo autobiografico, ma di conoscere invece la mediazione di un terzo personaggio o gruppo di personaggi che si interpone fra questi due, quindi fra autore, autobiografo e lettore, fra autrice e lettrice, a fare da intermediario, scusate, intermediario, quindi da scriba, da redattore, da traduttore, nel caso di Angela, per esempio. Mentre nel caso di Margherita, addirittura quello di un biografo che riporta il narrato della protagonista con una semantica e uno stile propri. Oppure questa interposta persona fa semplicemente da ispiratore e direttore della stesura, come è il caso di Veronica Giuliani. A queste già complesse questioni riguardanti il genere letterario, quindi riguardanti il genre, subentrano poi questioni legate al genere come gender, quindi genere letterario, ma anche genere come gender, dato che le protagoniste sono donne, mentre gli scrittori o gli istigatori alla scrittura sono i direttori spirituali uomini. Adesso brevemente sulle biografie individuali delle tre mistiche di cui mi occupo. Margherita da Cortona. Cominciamo con la prima in ordine cronologico. Convertitasi in giovane età dopo la morte dell'amante, forse marito, in un'esperienza che richiama molto alla mente il radicale cambiamento di vita di un suo contemporaneo e anche confratello francescano, cioè Jacopone da Todi, convertito anche lui dopo una vita spensierata, quando la moglie muore, anche Margherita da Cortona procede, come Jacopone da Todi, procede molto speditamente nel cammino di fede che la porterà alle vette mistiche dell'ultima parte della sua esistenza terrena. Come era comune per le religiose non claustrali, Margherita era almeno nominalmente una terziaria francescana, anche se poi la questione dei terziari francescani nella seconda metà del 200 è abbastanza complessa perché non esisteva per loro ancora una normativa che regolasse la loro vita. Comunque Margherita, essendo appunto non una religiosa claustrale, si dovette affidare alla direzione di un presbitero. Il rapporto che la lega a Giunta Bevegnati, il frate, che è anche un prete che si occupa di lei, quindi il rapporto che la lega a Giunta Bevegnati richiama alla mente quello di Angela da Foligno con padre Arnaldo. E qui vedete i rapporti che hanno queste mistiche con i loro direttori spirituali che fanno anche da redattori o addirittura scrittori delle loro vite.
Dicevo, richiama alla mente quello di Frate Arnaldo con Angela da Foligno e più tardi anche quello di Caterina da Siena, per esempio, con Raimondo da Capua. Oltre a essere direttori spirituali, questi religiosi sono anche compagni dell'avventura mistica delle religiose che seguono, al contempo superiori a loro per il ruolo ufficiale che ricoprono, ma sottoposti alla donna che servono, in quanto il ruolo attivo di una privilegiata comunicazione con il divino spetta a lei, alla mistica, mentre i religiosi uomini fanno da aiutanti e sono relegati a fare da portavoce a chi altrimenti una voce non l'avrebbe avuta. E questo è esattamente il ruolo che ricopre Giunta Bevegnati nei confronti di Margherita. Margherita non sa scrivere e si deve affidare a lui non tanto per rendere pubblica la propria esperienza, quanto perché questo poi non era nemmeno l'intento di queste mistiche, non volevano rendere pubblica la loro esperienza, quanto invece documentarla e renderla legittima di fronte alle autorità religiose. Questo sarà importante in particolare per Veronica. Giunta Bevegnati traspone per iscritto visioni, pensieri e azioni in modo da ricavare da esse la spiritualità specifica di Margherita. Da qui la voce della mistica si confonde e si mescola a quella dello scriba, traduttore, relatore, con delle mescolanze che sono di stile, di registro, di lingua, ma anche di genere, visto che alla mistica donna si affianca appunto Giunta Bevegnati, uomo. Giunta scrive della santa in terza persona, spesso riportando con il discorso diretto i suoi colloqui amorosi, i colloqui di Margherita, i colloqui amorosi di Margherita con Cristo, le parole esatte dell'una e dell'altro, almeno come Margherita gliele racconta. Ma spesso aggiunge anche sue opinioni e giudizi, quindi opinioni e giudizi di Giunta. Di fatto, Giunta scrive una biografia, senza nemmeno nascondersi troppo dietro alle parole della protagonista. Scrive Curzia Ferrari, che si è occupata molto di Margherita da Cortona, in particolare in questo testo, Quadro Velato, il romanzo di Margherita da Cortona, che già nel titolo vi fa capire il tipo di operazione che fa questa scrittrice, che ricrea praticamente la vita di Margherita romanzandola, no? Come si direbbe in inglese, fictionalizing it. E leggo la citazione: il rapporto tra Giunta e Margherita è di una complessità scabra, difficile. Parliamo di un uomo ancora abbastanza giovane e di una donna fascinosa. Margherita era bellissima e molto attraente, molto affascinante, che non poteva lasciare indifferenti gli appetiti maschili. Allo stesso tempo parliamo di un frate e di una penitente che si era data anima e corpo a Dio. Fine della citazione. Difficile dire qual è la vera Margherita, dato che l'immagine che abbiamo è sempre mediata dal racconto di Giunta. Scrive ancora Ferrari, nello stesso testo, Cristo parla, Margherita risponde e poi racconta. Giunta riaccomoda e scrive, facendo combaciare senza riserve la povera Margherita con la figura estenuata e lacrimosa adatta al suo scopo, un'architettura in gran parte di fantasia. Quindi è interessante, no, questo approccio che più che né autobiografico né biografico, perché è di pura fantasia, almeno secondo questa scrittrice. E direi che su questo argomento ci dovremmo un attimo soffermare, ovvero sulla difficoltà di rintracciare l'identità della protagonista, un'operazione che è di difficile esecuzione già in una qualsiasi autobiografia, che ha sempre uno scopo ben definito e narra la vita per soddisfare a delle specifiche esigenze e a raggiungere degli obiettivi particolari. Ma direi ancor più quando le voci narranti si sovrappongono, i ruoli si moltiplicano e le stesure sono molteplici. La vita diventa allora veramente romanzo. Il personaggio protagonista diventa un'eroina che compie azioni miracolose già nella realtà, ma che nella narrazione si trasformano poi in prodigiosi eventi attraverso la lente ipertrofica del narrante esterno, che ha anch'egli una progettualità narrativa da attuare, quindi oltre a quella del protagonista, no? E che serve a consolidare e mettere in luce il proprio ruolo di guida spirituale, oltre a quello di narratore.
Anziché rimanere nell'ombra come narratore non protagonista, o come definiremo adesso noi, ghost writer, Giunta mantiene una presenza costante e ingombrante nell'arco del prologo di tutti i 10 capitoli e di un capitolo supplementare dedicati ai miracoli di Margherita. Questa è la struttura della sua autobiografia. 10 capitoli, oltre a un prologo, e poi un capitolo supplementare, che è un capitolone, un capitolo molto lungo, dedicato ai miracoli che lei ha compiuto. Giunta Bevignati si addentra nei particolari dei dialoghi amorosi della Santa con Cristo, che spesso hanno veramente le caratteristiche di uno scambio fra amanti, anche se la voce dell'amante uomo, è sempre mediata da quello che riferisce Margherita e che riracconta poi Giunta Bevignati. La struttura compatta e razionale della biografia, che contrasta invece con l'eccessiva ripetitività di temi ed episodi, testimonia un accurato lavoro di revisione da parte del biografo, che suddivide il materiale in capitoli, in paragrafi, titolando gli uni e gli altri e aggiungendo poi dei suoi commenti e dei giudizi sul narrato. La prossima, mistica di cui mi occupo è Angela dal Foligno. Ancora più complessa di quella che anima la stesura del testo di Margherita da Cortona è la dinamica che dà vita a quello che è conosciuto come il memoriale o il diario o semplicemente il libro di Angela da Foligno. Quando nel corso di un pellegrinaggio ad Assisi il parente e direttore spirituale frate Arnaldo capisce l'importanza delle rivelazioni fatte da Cristo ad Angela, si decide a metterle per iscritto. E da qui nasce il memoriale di Angela, redatto da frate Arnaldo, il quale riporta le esperienze di Angela nella lingua di Angela, che è piena di discontinuità sintattiche, di anacoluti, di prolissità, di ripetizioni, che sono caratteristiche di chi non ha molta dimestichezza con la lingua scritta e non distingue fra espressione orale e testo scritto. Quella di frate Arnaldo si trasforma a momenti in una metanarrazione, dato che racconta il procedimento che i due seguono per stendere il libro. Cioè, frate Arnaldo annota quello che Angela esperisce e riferisce, poi rilegge a lei, la quale commenta che lo scritto è oscuro e che non rende l'idea di quanto ha visto, o detto, o sentito, di fatto sentenziando l'ineffabilità delle sue esperienze mistiche. Cristina Mazzoni definisce questo testo una autobiography diary, quindi un testo ibrido dal punto di vista del genere, cioè a metafora l'autobiografia e il diario. La narrazione in prima persona si trasforma talvolta in una terza persona con cui frate Arnaldo, il frater scriptor, come dice il testo latino, riferisce anche i fuori scena, cioè lo scambio fra frate Arnaldo e Angela e la difficoltà del procedere. Lo scriba corregge, rivede, riscrive. A queste due voci si aggiunge la voce dominante di Dio che riferisce ad Angela il contenuto delle narrazioni. Si ha quindi una polifonia che produce l'identità del soggetto in questione, come è vero di quasi tutte le autobiografie spirituali, che sono fatte di voci molteplici che si intersecano e riecheggiano nel testo. Questo è quello, e qui ci tengo a sottolineare che è stato un mio dottorando che si è occupato di Angela da Foligno e Milan Reynolds, il quale ha definito quest'operazione, che è un'operazione appunto comunitaria, no, di creazione del testo, l'ha definito in inglese "The collective work that produces the self in a text", cioè il lavoro collettivo che produce il sé, produce l'io nel testo. Anche laddove la voce narrante è singola, l'identità che scaturisce dalla narrazione autobiografica non è mai il prodotto di un'unica voce, ma deriva da tutta una serie di personaggi che manifestano la loro voce, a partire da Dio, il vero protagonista narrato nell'autobiografia spirituale, pensiamo a Sant'Agostino, no? La religiosa che narra o viene anche lei narrata, lo scriba, se c'è, e uno stuolo di confessori, di presbiteri, di vescovi e altri personaggi da cui l'identità della mistica in ultima analisi dipende.
L'autobiografia mistica va concepita quindi come uno sforzo collettivo, un coro a cui partecipano numerose voci e che canta all'unisono, ma in un'armonia che è un'armonia costruita. Il caso di Angela è tipico in questo senso e la polifonia traspare anche superficialmente dal rapporto fra scriptor e mistica. Lo scrittoio di Frate Arnaldo, questo deve essere tenuto presente secondo me, anche proprio la dinamica, no? In cui si sviluppa l'autobiografia, lo scrittoio di Frate Arnaldo è una panca della Chiesa, dato che egli sta vicino ad Angela, estatica, e trascrive seduta stante in modo da non perdere la spontaneità e l'immediatezza del discorso, in un procedimento che ha più della diaristica che della riflessione a posteriori tipica del testo autobiografico, in cui la stratificazione temporale, e questa è la differenza, no, fra autobiografia e diario, in cui la stratificazione temporale, la memoria e la prospettiva distanziata sono elementi costitutivi fondamentali del narrato. In questo lavoro di stesura giornaliero, la vicinanza anche fisica fra Angela e Arnaldo pare eccessiva ai confratelli francescani di Arnaldo, così che per distanziare i due si ricorre ai servizi di un giovanissimo novizio, quello che viene definito nel testo un puer parvulus, che fa da tramite ulteriore, trascrivendo quello che Angela vede o sente, per passarlo poi a Frate Arnaldo, il quale traduce in latino, rivede e sistema. I passaggi si moltiplicano, le trascrizioni aumentano, le mani che scrivono, le menti che traducono, le voci che correggono sono numerose. La composizione del testo segue quindi varie fasi. C'è una prima esposizione in lingua volgare di Angela. Un secondo passo è la trascrizione del testo di Frate Arnaldo o del Puer Parvulus, una traduzione latina di Frate Arnaldo, una rilettura del testo, il numero 4, e infine una revisione e una correzione secondo le indicazioni della narratrice. Nonostante tutti questi passaggi, il consenso dei critici è che il memoriale si può considerare a tutti gli effetti un'autobiografia, genere di per sé ibrido e di difficile catalogazione, anche se poi diventa arduo ricavare la vera voce della protagonista, che in una vera autobiografia dovrebbe far corrispondere esattamente autrice e narratrice, oltre a protagonista, no? Ma che qui non fa altro invece che da ispiratrice dello scritto, di fatto. A proposito del memoriale di Angela, trascritto da Frate Arnaldo, Massimiliano Bassetti, nel testo che avete qui, quindi i codici del Liber, singoli casi, eccetera, Massimiliano Bassetti introduce il concetto proprio di traduzione in riferimento all'autobiografia mistica, associato appunto alla stesura dell'autobiografia, che ci appare come una serie consecutiva di traduzioni, trasposizioni e traslazioni linguistiche. Quella di Angela, sostiene Massimiliano Bassetti, e io qui non cito ma parafraso semplicemente la sua esposizione, quella di Angela è una filiera di traduzioni che tentano di rendere disponibile la scintilla, cioè l'incontro con Dio, che è così difficile da rendere in parole. Dice Bassetti, una prima traduzione è quella di Angela che mette in parole le sue visioni, quindi parole insufficienti, no, secondo il suo stesso giudizio, non solo la propria ineffabile esperienza di indiamento, per usare un neologismo dantesco, indiarsi, no? Ma anche le parole divine che le vengono rivolte o le vengono rivelate. Una seconda traduzione è quella del Frater Scriptor di Frate Arnaldo, che si sforza di rendere nel suo latino, da notare, anch'esso non perfetto, abbastanza povero e scorretto, di rendere in latino quanto la mistica narra nel suo volgare Folignate. Ma fra l'originale e la resa latina c'è un ulteriore passaggio, cioè la mediazione di un fanciullo che articola le proprie reportaciones, al fine di mettere a tacere, dice Bassetti, i murmurantes fratres, no? Che mormorano perché la vicinanza fra questi due, uomo e donna, non è di loro gradimento.
Un'ultima traduzione, una terza traduzione, è quella della trasformazione del racconto in libro, ovvero la ritessitura di un'esperienza mistica in testo. Un folto coro di voci, non tutte intonate e concordanti, contribuisce a portare il messaggio di Angela, senza che si possa mai veramente riconoscere la sua voce fra il volto stuolo delle altre. La terza mistica, Veronica Giuliani, che come vedete appartiene, se avete preso nota delle sue date, il periodo è molto più tardo, siamo fra il 1660 e il 1727. Veronica scrive ben cinque autobiografie, un diario, delle lettere e frammenti vari, per un totale di circa, e qui può sembrare incredibile, ma sono circa 21.000 pagine manoscritte. Giovanni Pozzi definisce questa un'autobiografia quintuplicata, no? Perché la riscrive cinque volte praticamente, al fine di soddisfare l'obbligo di giustificare, questo è il motivo per cui ha scritto così tanto, di giustificare nei confronti dei propri superiori le non comuni concessioni fattele da Cristo, fra cui numerose visioni estatiche fin dall'età giovanile e in anni successivi anche le ferite della corona di spine sulla testa e le stimmate. E sono questi i motivi per cui poi le giustificazioni devono essere così accurate, no? Perché nessuno poi le credeva, credeva a questi fenomeni così rari e così difficili da verificare. La molteplicità dei testi, scritti uno di seguito all'altro, scaturisce dai ripetuti tentativi dei suoi confessori, e sono un vero e proprio stuolo, 39 confessori diversi, che dovevano servire a soddisfare questo grande desiderio che aveva Veronica di esprimersi anche in confessione. Lo faceva fino a cinque volte al giorno, quindi era necessario avere un folto stuolo di confessori. Quindi, dicevo, la molteplicità di questi testi scaturisce appunto dai ripetuti tentativi sia dei suoi confessori che anche del suo vescovo di comprendere la veridicità delle sue rivelazioni. Se Veronica, cioè, fosse veramente privilegiata nella comunicazione con il divino, oppure se fosse posseduta dal demonio e le sue visioni fossero quindi delle manifestazioni del maligno. Altre prove a cui fu sottoposta, la mistica, poi divenuta anche santa, furono l'inquisizione del Sant'Uffizio e la carcerazione in una cella senza finestre, nel già austero isolamento del monastero di clausura delle Clarisse Cappuccine. Di Città di Castello, nel quale Veronica aveva scelto di vivere. Dal 1693 in poi, Veronica è obbligata a tenere anche un diario, pur non avendo ricevuto alcuna istruzione formale e non sapendo scrivere nemmeno molto bene. Di conseguenza, anche il suo stile, un po' come quello di Angela, è colloquiale, l'ortografia traballante, la sintassi scorretta e piena di anacoluti. La lingua infarcita di forme dialettali. È interessante la tensione esistente fra obbligo della scrittura per soddisfare un'esigenza esterna e l'istinto grafomane della santa, così lo definisce Giovanni Pozzi, che, dicevo, questa tensione non trova facile soluzione. Dato che le cinque autobiografie ripercorrono gli stessi periodi della vita, numerose sono le ripetizioni, si raccontano gli stessi eventi, magari da punti di vista diversi, ma pur sempre gli stessi accadimenti e gli stessi fatti nella sostanza. Brevemente, le cinque autobiografie. La prima autobiografia, stesa a partire dal 1693, su richiesta del confessore padre Ubaldo Cappelletti, e narra la prima parte della sua vita, quindi dal terzo al sedicesimo anno di età. Veronica Giuliani era precocissima, a 3 anni già ha delle memorie, ricorda visioni, eccetera. La seconda, che poi viene intitolata la terza, ma insomma, la seconda su commissione del confessore Girolamo Bastianelli e del vescovo Luca Antonio Stachi e stesa a partire dal 1699. Anch'essa narra la vita secolare fino all'ingresso nel monastero e tutto l'anno di noviziato, concludendosi nel 1678. La terza, scritta nel 1700, anch'essa su ordine del vescovo Eustachi, parte dal terzo anno e arriva, questo per rendervi conto anche un po' no? Pozzi dice la grafomania, ma la ripetitività, come se ripetere gli stessi accadimenti, gli stessi concetti, fosse una garanzia di veridicità.
La terza arriva fino all'anno 1690, la quarta scritta nel 1714, la più breve di tutte e si arresta all'adolescenza, fu ordinata dal confessore Tassinari al fine di supplire ad alcune lacune che erano state lasciate aperte dalle versioni precedenti. La quinta, scritta nel 1720-21, fu commissionata da un altro vescovo locale, Alessandro Codevò. E ripercorre anche questa è interessantissima, perché ripercorre anche questa la prima età, la tenera età, e giunge al 1697, anno in cui Veronica ricevette le stimmate, quindi un anno molto importante. Però, a differenza di tutte le altre, la narrazione qui non è più in prima persona, ma si immagina dettata dalla Madonna. Quindi Veronica diventa una vera e propria scriba, no? E ricopre cioè un ruolo, passivo, invece del ruolo attivo della protagonista, che è anche narratrice e autrice. Come già accennato, queste autobiografie su commissione hanno lo scopo di raccogliere elementi decisivi per chiarire l'origine dei fatti eccezionali che caratterizzano la vita della mistica, se questi fatti cioè siano autentici segni divini o il loro contrario, ovvero delle manifestazioni diaboliche. Sembrando ai committenti che una prima stesura contenga troppi elementi negativi, chiedono una nuova redazione che canti soltanto le meraviglie che Dio ha operato in Veronica e non enumeri invece, non enumeri invece i difetti. In ulteriori stesure richiedono maggiore enfasi su altri aspetti. La ripetizione e l'ipertrofia narrativa avrebbero lo scopo di far emergere gli elementi veraci ed escludere invece quelli spuri. Interessante da un punto di vista narratologico questa dinamica 4, cioè fra committenti che ordinano, autrice che stende, divinità che ispira e detta e testo che dovrebbe servire da testimonianza. Una dinamica che contravviene ai principi basilari del genere autobiografico, il quale dovrebbe invece nascere spontaneo dall'intenzionalità autoriale ed avere come destinatario il pubblico dei lettori. Un pubblico da notare che Veronica non avrebbe mai immaginato di avere, i suoi scritti essendo esclusivamente indirizzati ai confessori e ai vescovi, quindi ai suoi superiori, che comunque erano già al corrente dei fatti che lei narra. Più in generale, il procedimento che porta alla stesura dei testi di queste tre mistiche si sviluppa verso un ruolo progressivamente sempre più attivo della protagonista, che pur non diventando mai artefice del proprio testo, diventa perlomeno scrittrice anziché dettatrice di una prima versione orale, impossibile da rintracciare nella stesura definitiva. Nel passaggio da Margherita da Cortona e Angela da Foligno, che di fatto sono contemporanee, nascono a distanza di un anno l'una dall'altra, in questo passaggio da Margherita e Angela a Veronica Giuliani, si interpongono i testi fondamentali di Caterina da Siena, numero 1, e pur se in una tradizione linguistica e culturale molto diversa, anche quello di Teresa d'Avila, che sono testimoni di un graduale, anche se lento e non completamente attuato, procedimento verso una pur se debole e sussurrata autonomia narrativa e scrittoria dell'autrice. Passando da un'analisi strutturale, incentrata sulle dinamiche della stesura di questi testi, ad un esame invece di alcuni temi che caratterizzano le autobiografie in questione, si nota in tutte e tre un'insistenza quasi ossessiva sull'assenza, sulla privazione, sull'eliminazione. E mi limiterò qui a tre argomenti che potranno, spero, delucidare questo concetto. E qui mi rifaccio naturalmente al principio della povertà francescana, no? Di cui appunto questi argomenti sono un po' l'esplicitazione metaforica, se volete. La vita precedente alla monacazione, che praticamente non appare nei testi in questione o appare in versione negativa. La nudità è un uso alternativo del corpo e numero 3, il rapporto con il cibo. Questi temi si intersecano e si sovrappongono, risultando difficile trattarli l'uno separatamente dall'altro. Il rapporto di queste tre mistiche con la vita civile che precede l'ingresso in quella religiosa
È molto turbolento e articolato, a momenti drammatico e fino anche tragico, con risvolti da manuale psicanalitico in alcuni casi, mentre in altri casi l'originalità va veramente oltre l'immaginazione. Il rifiuto di tutto quanto hanno esperito nella vita precedente rappresenta il momento nodale che dà origine all'autobiografia, indipendentemente dal fatto che questo venga narrato nel testo o meno. Non esiste autobiografia senza conversione, sostiene Georges Gusdorf. Una conversione come cardine determinante che fa da spartiacque alla narrazione, in cui c'è un prima e un dopo, e la rilettura del vissuto avviene dalla nuova prospettiva assunta dopo la conversione. Il dato interessante in questi casi analizzati è che tutte e tre le mistiche non considerano quel momento cruciale della narrazione autobiografica, cioè il momento della conversione, preferendo invece concentrarsi su quanto è avvenuto dopo il passaggio alla vita religiosa, in quanto è questo che dà giustificazione alla loro esistenza e può essere esemplare. Veronica è sempre stata devota, grazie all'educazione pia della madre. Margherita e Angela hanno goduto invece i piaceri della vita mondana da donne sposate e con famiglia. Poi un evento determinante ne ha causato l'improvviso cambiamento. Ma di questo non danno assolutamente conto, se non in termini negativi. La negazione della vita precedente, il suo annullamento, rappresenta il leitmotiv di queste opere. Da un punto di vista letterario, questa soppressione riprende metaforicamente il tema francescano della nudità, colta nel suo aspetto di povertà desiderata, che ha il suo momento esteticamente culminante nel denudamento pubblico di Francesco sulla piazza San Rufino. Questo naturalmente è un affresco che tutti conosciamo, un affresco giottesco, al momento appunto della sua conversione in piazza San Rufino, quando proclama la sua nuova dottrina, di vita, restituendo i panni al padre mercante di stoffa e venendo invece abbracciato dal nuovo padre spirituale, il vescovo di Assisi, che vedete appunto dietro di lui, che lo copre con il suo mantello. La privazione, negazione, soppressione, quale topos letterario nelle narrazioni mistiche francescane, hanno quell'antecedente illustre e non sono altro che la resa metaforica di quella letteralizzazione del fondatore dell'ordine, che aveva una mente molto letterale, ma i cui gesti verranno ripresi e rielaborati in forma allegorica dalle sue consorelle e dai suoi confratelli nelle generazioni successive. La ricchezza, l'amore umano e soprattutto la bellezza fisica determinano l'esistenza giovanile di Margherita, la quale, innamoratasi sedicenne di un ricco borghese, Arsenio del Pecora, fugge dal suo paese di origine, Laviano, e va a convivere con lui a Montepulciano, nonostante l'opposizione di entrambe le famiglie a causa della differenza di classe sociale fra i due. Alla morte misteriosa di Arsenio durante una battuta di caccia, di fatto sappiamo che fu assassinato, la vita di Margherita cambia radicalmente quando si ritrova sola e priva di mezzi, abbandonata dai parenti del marito e rifiutata dalla propria famiglia. Fra i lavori che è costretta a fare è documentata anche la prostituzione, finché approda al convento dei frati francescani di Cortona, dove abbandona il figlio piccolo con i frati e si unisce alla famiglia francescana, diventando, terziaria. Nel suo caso, la spoliazione della vita vecchia per abbracciare quella nuova avviene metaforicamente quando Margherita trasforma la passione amorosa per Arsenio in appassionato desiderio di Cristo. L'incipit della sua autobiografia è proprio questo momento di trasformazione, che possiamo chiamare una trasformazione palidonica, scusate, palinodica. Palinodica, cioè proprio nell'accezione etimologica, no? Di palinodia, cioè nuovo canto, dato che la vita nuova vuole essere una revisione della vecchia alla luce dell'amore che da erotico è diventato agapico. La struttura narrativa fatta a dialoghi in cui Cristo le parla e lei risponde assomiglia appunto a un dialogo amoroso, quasi confessionale,
sembra quasi il Cantico dei Cantici, no? Che riprende la sua vita passionale passata e ad essa si rifà. La privazione fa parte del suo itinerario spirituale. La morte del marito amante, e quindi la privazione dell'amore umano, determina la sua conversione. All'indomani, Margherita restituisce i gioielli ai parenti, come Francesco restituisce i panni, no? Cerca rifugio presso la casa paterna, che però le viene rifiutato. Margherita trova riparo, proprio come Francesco fra le braccia del vescovo, trova riparo presso il convento francescano di Cortona, dove avrà una dimora anche il figlio, che poi infatti diventerà frate, ma di questo figlio lei poi si priva completamente e in futuro non lo rivedrà altro che molto sporadicamente. Di tutto questo ci sono tracce solo impercettibili nel testo della vita, quanto basta per farne appunto una palinodia, un recupero in chiave positiva nella seconda fase della sua vita. Il testo è invece documentato da altre fonti. Scusate, il resto della vita di Margherita è invece documentato da altre fonti, fonti esterne alla vita della santa. Inizia in quel momento culminante della conversione la consapevolezza del cambiamento, il rifiuto della bellezza estetica e il cammino verso una vita radicalmente diversa, pur se gli effetti della vita precedente continuano a farsi sentire. I 10 capitoli che formano la sua leggenda, o chiamiamola pure biografia, scritta da Giunta dei Bevegnati, sono di fatto dei colloqui amorosi, uno scambio intimo con Cristo, come se fosse il suo amante Arsenio del Pecora di una volta. Margherita era e rimane tale anche dopo la conversione, una donna sensoriale. Essendo passata attraverso tutti gli stadi della femminilità, quello di amante e di madre, per esempio, comprende la tenerezza, le carezze, i baci, il curare e il nutrire, il sangue, le lacrime. Questo atteggiamento carnale, anche nei confronti della divinità, e il fatto che i discorsi, privi di un riferimento sensoriale, la lasciano completamente indifferente, sorprende molto il suo biografo, Frate Giunta. Margherita capisce l'amore non come parola e astrazione, ma come incontro diretto fra due persone. Questo desiderio di un contatto fisico assume talvolta dei toni esagerati, come ad esempio nell'episodio del velo. Una volta, si racconta, Margherita si avvicina all'altare per mangiare il corpo di Cristo e si toglie il velo proprio quando tutte le donne se lo mettono. Qui sto parafrasando il testo. Lei lo tira via perché lo Spirito Santo la accolga più esposta possibile e la compenetri, perché lo Spirito Santo la colga più esposta possibile e la compenetri. Togliersi il velo è segno simbolico, incontrovertibile, di confidenza amorosa e significa esporre la propria nudità, rendersi vulnerabile affinché l'altro possa prendere possesso di lei. Il vocabolario della nudità e della vestizione si riscontra nel testo stesso. Margherita chiede ai frati, i quali però obiettano che lei è troppo bella e troppo giovane per diventare una terziaria francescana. Dicevo, Margherita chiede insistentemente quando verrà vestita della vestizione. E cito: perché allora dubitate? Perché rimandate la mia vestizione? Udito ciò, i frati, per amore di colui che l'aveva già coperta col manto della virtù, non esitarono a vestirla con l'abito dei fratelli della penitenza. Ed ella non solo mutò la veste, ma adornò l'anima di virtù. Continui e martellanti sono i riferimenti alla privazione di indumenti, per esempio per darli ai poveri, per soffrire maggiormente il freddo, per privarsi anche del superfluo. Si vuole anche privare della bellezza fisica Margherita, una qualità che fa parte integrante della sua identità di donna. Ma il confessore le impedisce di sfigurarsi naso e bocca con una lama, così come aveva intenzione di fare. La privazione acquista anche connotazioni allargate per abbracciare il campo spirituale, quando la protagonista decide di privarsi anche delle consolazioni interiori. Il cibo è un altro elemento di rinuncia per il raggiungimento di una maggiore comunione con Dio. Insistenti i riferimenti ai digiuni e alle astinenze, che diventano ininterrotti fino a quando Margherita si ciberà soltanto di noci ed erbe crude, rinunciando talvolta
anche al pane eucaristico. Secondo lo studio di Rudolf Bell, Holy Anorexia, che ormai abbastanza vecchio, ma direi non datato, nel senso che è un testo sempre all'avanguardia. Secondo il testo di Bell, Margherita era chiaramente affetta da anoressia nervosa, sviluppata in età adulta, anziché in età adolescente, come questo di solito si verifica. Anche Angela e Veronica hanno un rapporto simile con il cibo, che rifiutano inizialmente per soddisfare alle esigenze di astinenza. Ma il rifiuto di cibarsi successivamente diventerà una vera e propria ossessione che le indurrà all'incapacità di deglutire. Non riescono a deglutire più niente salvo erbe selvatiche e acqua, oltre talvolta anche al pane eucaristico, di cui però alcune volte si privano per altri motivi. Angela da Foligno manifesta la sua appartenenza alla famiglia francescana facendo della nudità il baluardo della sua spiritualità, quando allegorizza la spoliazione pubblica di Francesco a rappresentare l'eliminazione di tutti gli ostacoli che si frappongono fra l'anima e Dio. In questo concetto allargato di povertà, non è soltanto l'abbandono della ricchezza economica o di una vita opulenta a significare l'avvenuto trapasso della conversione, ma la spoliazione da qualsiasi elemento letterale o metaforico che si frappone alla vicinanza con Cristo nel cammino di fede, ivi compresi i rapporti affettivi. In un famoso passo, Angela dice di aver pregato anche per la morte dei suoi cari, al fine di raggiungere più speditamente la comunione con il divino, tanto ambita. Nel nono passo dei 30 che costituiscono il suo cammino sulla via della penitenza, Angela scrive, e qui ho l'intero passo e vi prego di pazientare con me, è lungo però vale la pena citarlo. La via della croce mi venne indicata in maniera chiara e inequivocabile in questo modo. Fui ispirata che se volevo recarmi alla croce dovevo spogliarmi per essere più leggera e vi andassi nuda. Vale a dire perdonando tutti coloro che mi avevano offeso, spogliandomi di tutte le cose terrene, di tutti gli uomini e le donne, di tutti gli amici e i parenti, di tutti gli altri, dei miei possedimenti e di me stessa. Allora cominciai a dismettere i panni migliori, rinunciando anche all'abbondanza dei cibi e dei copricapo. Per volontà di Dio accadde che in questo periodo morisse mia madre, che mi era di grande ostacolo, e poi nel giro di poco morirono mio marito e tutti i figli. Siccome mi ero incamminata per la via di cui ho appena detto e avevo pregato Dio che morissero, ebbi grande consolazione da ciò che successe, vale a dire della loro morte. Pensavo che in seguito, dopo che Dio mi aveva esaudita, il mio cuore sarebbe stato sempre nel cuore di Dio e il cuore di Dio sempre nel mio. Anche per Angela, il rapporto con il cibo la lega maggiormente a Dio e si esplica talvolta in pratiche che definirei abbastanza abominevoli quasi, che uniscono il servizio agli altri, la punizione personale e il sacrificio dell'Eucaristia. Ho un'altra citazione dove Angela narra: dopo aver servito loro da mangiare, lavammo, qui parla di un gruppo di persone che erano lei e una compagna, un'altra donna, erano andate a servire. Dopo aver servito loro, lavammo loro i piedi alle donne e le mani agli uomini, soprattutto a un lebbroso che le aveva molto putride e rovinate, e bevemmo parte di quella lavatura. Provammo tanta dolcezza che percorrendo tutta la via del ritorno con grande soavità, come se ci fossimo comunicate. Mi sembrò davvero di aver fatto la comunione perché provai una grandissima soavità. Poiché una piccola parte di quelle piaghe mi si era fermata in gola, qui mi dispiace, è un po', la questione è un pochino troppo esplicita, ma mi si era fermata in gola, mi sforzai di deglutirla, ma la coscienza mi impedì di rimuoverla, come se mi fossi comunicata, sebbene volessi farlo, non per buttarla, ma per staccarla dalla gola. Da qui si comprende, mi sembra abbastanza bene, quali siano un po' gli eccessi, no, del misticismo di tutte e tre queste religiose.
Orsola, che è il nome civile della futura monaca Veronica Giuliani, Orsola mostra una vocazione religiosa molto precoce. Ci viene descritta mentre gioca in età infantile con la statua di Gesù bambino, e la stacca dal seno di Maria per attaccarlo al proprio seno. A 3 anni vede un uomo senza scarpe e gli regala le proprie. Più tardi, in una visione, gli apparirà Cristo che indossa quelle medesime scarpe. Sono tutti segnali questi di una ricostruzione a posteriori, tipica di una rilettura del proprio passato in chiave mistica, di colei che ha conosciuto un cambiamento radicale di vita e rilegge tutto il vissuto in linea con la prospettiva attuale. Veronica viene guidata in questa sua scelta dalla madre e dalle sorelle più grandi. Delle 7 figlie, 4 delle 5 che sono sopravvissute all'età infantile finiscono monache clarisse. Il rapporto difficile con il padre, soprattutto dopo la morte della madre, avvenuta quando Orsola, futura Veronica, aveva soltanto 7 anni, potrebbe aver scatenato complessi e patologie nervose. Francesco Giuliani, il padre di Veronica, è una figura imponente, in disaccordo con l'eccessiva religiosità con cui la moglie educa le 5 figlie. L'eccessivo attaccamento del padre a Veronica, la gelosia di lui e poi l'abbandono quando l'uomo trova una nuova compagna e vola a nuove nozze, sono tutti fattori che potrebbero aver contribuito alla complessità del rapporto fra padre e figlia. Il rapporto di Veronica con il cibo fin dall'infanzia testimonia anche in questo caso chiari sintomi di una patologia palese. Fin da bambina dice che per lunghi periodi mangiava soltanto pane e acqua. Narra anche di essersi privata di cibo fino dalla culla, il mercoledì, il venerdì e il sabato. Questi sono i giorni canonici dell'astinenza, no? In quanto si era privata di cibo, in quanto la madre non riusciva ad allattarla in questi giorni perché la bambina si rifiutava di mangiare. Ma secondo la testimonianza delle sorelle dopo la morte di Veronica, Veronica si sarebbe invece rifocillata di nascosto a tutti. Tutti questi, naturalmente, sono dei chiari sintomi di un'anoressia nervosa. Anche per una claustrale del XVII secolo, abituata a privarsi di cibi nutrienti e ad astenersi nei periodi liturgici forti, quali la Quaresima e l'Avvento, le privazioni che si impone Veronica e soprattutto i racconti a posteriori appaiono davvero eccessivi. Secondo gli studi più recenti sull'anoressia, e qui sono molto grato a un'altra mia dottoranda, Eirish Kearns, un fattore determinante per lo scatenarsi della malattia sono, molto di più del rapporto con la madre, il rapporto invece con il padre. Questo secondo appunto teorie psicanalitiche più recenti, più all'avanguardia, no? Si ritiene che sia il rapporto con il padre l'elemento scatenante dell'anoressia. Al padre nel monastero si sostituiscono figure altrettanto autoritarie, quale numerosi confessori e direttori spirituali. Nel caso di Veronica, queste figure maschili di riferimento la condizionano non soltanto nelle sue abitudini alimentari, ma la obbligano per punizione anche a pratiche abominevoli che hanno a che fare con la nutrizione e la deglutizione, quali per esempio pulire luoghi pubblici del monastero con la lingua. Qui i dettagli narrati nelle autobiografie sull'ingestione, per esempio, di ragnatele e ragni non sono proprio per i deboli di stomaco, quindi insomma è meglio sorvolare. Alle privazioni del cibo si aggiungono abusi del corpo di altro tipo, quali le frequenti fustigazioni e autoflagellazioni, per rendere il proprio corpo simile al Cristo flagellato e crocifisso. Il dono delle ferite della corona di spine attorno alla testa e poi delle stimmate daranno conferma della comunione di Veronica, che appunto è una santa postridentina, no? Con questa insistenza sulla passione di Cristo. Dicevo, daranno conferma della comunione di Veronica soprattutto al mistero della passione di Cristo. Il concetto di abiezione, sviluppato da Giulia Cristeva, offre solo in maniera relativa delle delucidazioni sul significato intrinseco
di alcune azioni repellenti messe in atto da Veronica. L'abiezione dell'io, dice Cristeva, abiezione dell'io, dice Cristeva, è la prova ultima dell'umiltà del cristianesimo. La deglutizione di materiale abominevole, come la sporcizia dei pavimenti, dà la misura della volontà di sopprimere il corpo per elevare l'anima, che è in linea con la fustigazione praticata da tutte e tre le mistiche in questione, che accomuna il corpo a quello di Cristo flagellato durante la passione. Ma ci sono dei risvolti psicanalitici importanti in questi atti eroici di vincita della repulsione, che mostrano come l'abiezione, sempre secondo Cristeva, è frutto di un super-io particolarmente sviluppato. Dice Cristeva, ad ogni io un oggetto, ad ogni super-io un abietto. Quella catarsi, che secondo Cristeva avviene storicamente nell'arte e nella religione, che servono a controbilanciare e purificare quanto c'è di scabroso e repellente nell'essere umano, nel misticismo quella catarsi avviene paradossalmente proprio nell'atto stesso dell'abiezione, che diventa un atto purificatorio per l'anima. Degno di nota è il fatto che gli atti che possiamo definire di abiezione in Veronica Giuliani vengono effettuati da mistiche donne tramite la mediazione di uomini nella loro funzione di direttori spirituali o di confessori. Questo non si verifica invece nelle narrazioni di Margherita e di Angela, le quali paiono godere una libertà di azione di gran lunga superiore a quella di Veronica. Considerando le grandi trasformazioni del Concilio di Trento, che intercorre fra le prime due e la terza mistica, si può tracciare un percorso che, da maggior libertà concessa alle religiose nell'ultima fase del Medioevo, diventa molto più restrittivo alla fine del Seicento. Quando Veronica è costretta a scrivere le sue cinque autobiografie e la sua vita nel monastero è regolata da religiosi uomini piuttosto che dalle monache consorelle. Si potrebbe quindi qui tracciare a grandi linee, direi a linee gigantesche, no? A linee enormi, una genealogia del genere letterario dell'autobiografia mistica e teorizzare che lo sviluppo si dipana a partire da Margherita da Cortona, per passare all'esperimento molto simile e anche molto vicino nel tempo di Angela da Foligno, ma che per giungere a Veronica Giuliani, scrittrice autonoma, anche se poi forzata, come abbiamo visto, sono necessari dei passaggi attraverso due tappe fondamentali dell'ambito autobiografico delle mistiche, ovvero Caterina da Siena e Teresa d'Avila, che si interpongono cronologicamente fra le prime due e Veronica Giuliani. L'abisso che separa le prime tre dalle seconde due è colmato dalla Controriforma e dall'Inquisizione, soprattutto nella Spagna di Teresa d'Avila, che paradossalmente sembrano concedere, ma forse soltanto apparentemente, maggiore libertà espressiva alle religiose, dato che sia Teresa d'Avila che Veronica Giuliani scrivono di persona la propria vita. Numerose sono, per esempio, le rappresentazioni iconografiche di Teresa, che tiene in mano la penna, suo strumento di affermazione come, sia come mistica che come scrittrice. In linea con quello che succederà a Teresa d'Avila 2 secoli e mezzo dopo, Angela e Margherita soffrono dello stesso doppio dilemma, quello che si definisce in inglese double bind, ovvero da una parte la mancanza di conoscenze teologiche, che erano concesse naturalmente soltanto agli uomini, e rendeva sospette le loro esperienze, questo rendeva sospette le loro esperienze mistiche, dato che non avevano a disposizione una lingua per esprimerle. Dall'altra, l'obbligo di legittimarsi dando conto proprio di quelle esperienze mistiche per le quali non possiedono un linguaggio adatto. Da qui la definizione di appunto un doppio dilemma. Quello che accomuna le loro esperienze di autobiografe, che scrivano di loro pugno come Veronica oppure vengano, che dettino ad altri, il tratto comune di quello che fanno o che subiscono è un'idea che riporta in termini molto generali alla traduzione, traduzione in quanto trapasso dal divino all'umano, traslazione dallo spirito all'atto, ma anche traduzione nel senso comune di spostamento del discorso da un registro linguistico o da una lingua all'altra.
Concludendo questo discorso, che naturalmente rimane molto aperto, fra le molte questioni che rimangono irrisolte, c'è quella dell'inconciliabilità fra la creatività del genere autobiografico, che definiamo di fatto una fiction, e l'importanza che ha l'autobiografia spirituale come exemplum, come modello da seguire per lettrici e lettori che si immaginano orientati religiosamente nella stessa direzione delle mistiche che leggono. Ecco, come vedete, qui io concludo un po' il mio discorso veramente con una questione aperta, no? O più questioni aperte, e quindi vi invito a fare domande e a eventualmente controbattere quello che avete sentito, perché naturalmente, come accennavo all'inizio, è un lavoro che deve svilupparsi molto, e spero che appunto il contributo che mi darete sarà, indubbiamente, sono senza dubbio, sarà molto utile proprio a far questo. E vi ringrazio molto dell'attenzione.